la Marega, che come sapete, sottolineo come sapete perché molti di voi sono degli affezionati, è un marchio registrato, un marchio che sta portando ormai la musica di qualità in tour su tutto il territorio della provincia di Salerno, dopo essere nata a Villa Guariglia. L'estate scorsa ricorderete nello splendido scenario, tra gli altri anche dell'area archeologica di Fratte, dove è nata la prima Salerno, Irna, il primo nucleo di Salerno. Oggi approda in questa sala che la vedete, come dire, spoglia con dei quadri che Michele Pecoraro ha messo, ma è una sala importantissima, non solo e non tanto perché esiste accanto al Portico con le 28 colonne di spoglio greco-romane, quindi hanno più di 2500 anni queste colonne, ma soprattutto perché in questa sala ha predicato il grande San Tommaso d'Aquino, quindi veramente un gigante della teologia, e in questa sala si confermano i diplomi della scuola medica salernitana. Molti libri non riconoscono a Salerno il primato di prima università d'Europa, semplicemente perché come università aveva diverse sedi e dato come primato Bologna. Molti libri invece riconoscono a Salerno il primato di prima università d'Europa. Infatti questa era una delle sei dell'Università di Vicenza, la scuola medica salernitana. E questo veramente dà ancora più lustro ai musicisti prestigiosi che questa sera si esibiranno. Io leggo in mano una rosa bianca perché oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Quindi veramente vogliamo anche tutte le donne forti, e il colore bianco della rosa non è casuale, se non voglio scegliere quella rosa molto più comune, ma la rosa bianca è anche, come sapete, il simbolo della rosa bianca, che era un gruppo di resistenza dal nazismo a Hitler in Germania, dei quali tedeschi che volevano opporsi al nazismo e che tutti morirono uccisi perché ebbero il coraggio di opporsi a Hitler. Allora la resistenza delle donne e degli uomini è importantissima perché ovviamente la violenza sulle donne viene costruita dagli uomini. Questa rosa vuole essere proprio il segno di questa cultura che si diffonde anche attraverso la musica, perché dove c'è cultura non ci può essere violenza. E questi concerti avranno sei appuntamenti attraverso il luoghi d'artista in altrettanti luoghi di Salerno. Quindi sposa un altro importante progetto che è quello delle luci d'artista. Ma io voglio invitare qui l'assessore Roberto De Luca, che ci onora della sua presenza. Quello che proponiamo tanto ai nostri visitatori, ma anche ovviamente ai nostri cittadini. Devo dire che